Pronto? Mamma? Sei te? E se è tardi, perché mi telefoni? Ah, ti dovevo da chiamare io? Ah, non mi sono ricordata, mi stavo a riposare. E no che ancora non ho mangiato, Giovanni ancora non è venuto. Ma che te devo dire, di solito quando che sono le 8 sta a casa, capito? Perché corri so? È mezzanotte. Ah, vedi un po'. Perché mezzanotte quanto fa? E 24? E le 8? E 20? 1, 2, 3, 4. Stai in ritardo di 4 ore, che devo sta in pena? A te già avresti telefonato. E beh, se è mezzanotte ufficio non ce lo trovo, capito? Ah, può essere se inteso male, ho capito. Ora ci provo. Te saluto, mamma. Salutami a papà. E Maria. E Giuseppe. E a sora Vissone se gli è bussi. Bacia al bubbo. Voglio provare a chiamare ospedale. Tante volte non si sa mai se fosse... Pronto, ospedale? Senta, mi scusi... Ma saprebbe da dire se c'è stato per caso ricoverato qualcuno di cognome Ceccioni di nome Giovanni? Ah, so troppi. Beh, ma questo se lo dovrebbe da ricordare, perché stava tanto bene. Ah, solo cronici, capito? Senta, in caso per incidente rispondono sempre loro? Mamma mia, un altro numero si mi regge il dito. Tanto mi dorgono, è una cosa tremenda. Pronto? Soccorso? Senta, che c'è stato un incidente motoscooter? Perché il marito mio non c'ha la macchina e non va a piedi. Grazie, come non detto. Madonna del divino, mo mi tocca da chiamare obitorio. Se no mamma s'arrabbia. Quella sempre obitorio ha chiamato, come che papà tardava. Tanto affezionato. Pronto? Obitorio? E son Mario? Senta, sono la figlia della sora Augusta, quella maritata a Ceccioni. Che c'è niente per noi? Grazie, come sempre, son Mario. E beh, che io posso dire, mi sento un po' fiacchetta, sa, con sto scirocco. Lei sta bene? I pupi? La signora? Tante care cose, a presto, son Mario, arrivederla. La prova a chiamare un locale notturno, sapendo va quello. Famo al 110, non si sa mai. Pronto? 110? Senta, signorina, mi scusi tanto. Mi saprebbe da dire nel locale notturno dove che ci potrei trovare un uomo? Scostumata! Nervose stanno che trovano marito. Voglio provare a chiamare Ranchero. Sono quei locali esotici che al marito mio tanto gli piace. Pronto? Mamma mia, arbaccano, non mi faccia alzare la voce che non c'ho fiato. Senta, può essere che il marito mio è venuto là? Ma gli potrei dire nome, scusi. Ah, non si può far sentire, credo bene. Senta, ma lo dovrebbe aver notato, sa, perché tanto è biondo come io so bruna, sa, so quei contrasti che chi ce l'ha, ce l'ha. Pensi che quando ci siamo sposati, che siamo usciti da chiesa, si è fermata al quartiere. Può sapere dispetto alla natura, la pupa mi è uscita castana. Ma piata dalla socera, come che mi è stata dentro casa, che si è rotta il femore, tanto pianto in sala parto che... Pronto?